Sabrina Ferilli e Francesco Totti. Il video ambiguo crea scalpore. Francesco Totti, in questi giorni, è al centro del gossip, dopo l'annuncio della rottura del matrimonio con Ilary Blasi. Nonostante entrambi abbiano chiesto di rispettare la loro privacy, per la serenità della famiglia, sui vari siti di gossip e cronaca rosa non si fa altro che parlare di loro. Ogni ora spuntano nuove indiscrezioni, alcune vere, altre no. Forse per allontanarsi dal clamore mediatico di questi giorni, Ilary si è rifugiata in Tanzania, con i 3 figli. L'ex capitano giallorosso, invece, è rimasto a Roma e si è trincerato dietro il silenzio. Nessun commento è arrivato da Totti dopo il comunicato ufficiale diramato dall'ANSA. A fare notizia, in queste ultime ore, è però un gesto di Sabrina Ferilli. L'attrice, infatti, ha condiviso su Instagram un video che ricorda un momento televisivo con l'ex capitano della Roma. Si tratta di un ricordo di qualche anno fa che ha scatenato il web. Nel dettaglio, è una clip dello show House Party, andato in onda nel 2016, ed in cui la Ferilli si trova a letto con Francesco. Una scena simpatica, in cui l'attrice chiede scherzosamente all'ex calciatore se farebbe uno spogliarello per lei. Dipende, è la risposta di Totti. Una piccola scena che la nostra Sabrina ha voluto condividere, proprio nei giorni in cui Francesco e Ilary sono al centro del gossip. Ovviamente, i follower della Ferilli si sono domandati per quale motivo abbia fatto questo gesto proprio in un periodo così delicato per gli ex coniugi Totti. Qualcuno è dell'idea che l'attrice abbia solo voluto testimoniare il suo appoggio a Francesco. L'impressione di tanti è che la Sabrina nazionale abbia voluto sostenere pubblicamente Totti, a discapito di Ilary Blasi. Di certo, per molto tempo ancora, terranno banco le vicissitudini di questa ex coppia. Quello che doveva essere un divorzio pacifico sembra destinato a non essere così. Tutto, a quanto sembra, per via della spartizione dell'ingente patrimonio della coppia. Secondo quanto riportato anche dal Corriere della Sera, la divisione dei beni starebbe diventando una vera e propria guerra e riguarderebbe anche gli introiti pubblicitari dell'ex capitano giallorosso. Tutto al momento è fermo, a causa della vacanza di Ilary in Tanzania. Al suo ritorno, gli avvocati delle due parti si metteranno al lavoro per riuscire a trovare una quadra. Non sarà facile, visto che alcuni familiari di Ilary e la stessa conduttrice sono direttamente coinvolti nella gestione del patrimonio di Totti. In attesa di sviluppi, sulla vicenda Totti Blasi è tornata a parlare anche Simona Ventura, e lo ha fatto proprio dopo il video pubblicato da Sabrina Ferilli. La conduttrice piemontese si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciatina a Ilary ed elogiando invece Francesco. La Ventura, come molti ricorderanno, si era già espressa in occasione dei primi rumor sulla rottura tra Ilary e Francesco, di qualche mese fa. Quella volta, Super Simo aveva scritto un post di incoraggiamento per la coppia. Peccato che sia stato criticato, eppure parecchio, dalla Blasi, la quale aveva smentito più volte le voci di una crisi coniugale. Alla luce di come sono poi andate le cose, oggi la Ventura ricorda come Francesco sia stato sempre molto carino con lei, anche dopo quel post. A differenza di Ilary, che carina non lo è stata di certo. Insomma, pare proprio che la Blasi, in questa vicenda della separazione, non abbia l'appoggio né di Simona Ventura né di Sabrina Ferilli. Secondo voi, l'attrice ha pubblicato il video con Francesco per fare un dispetto a Ilary? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.